È il primo grande evento di Fano in questa strana estate post-Covid e seppur rivisitato e rimodulato in base alle ultime normative sanitarie è pronto a stupire, come fa ormai da quasi 30 anni. Dal 24 al 31 luglio torna Fano Jazz by the Sea, che per la sua 28esima edizione sarà più itinerante che mai. Centro storico, Lido, Sassonia, Torrette e Ponte Sasso. Tutta la città sarà contaminata dall'energia di oltre 140 artisti provenienti da tutto il mondo, con una grande novità dal sapore green, che terrà a battesimo la manifestazione. Se speriamo che Giove Pluvio sia con noi clemente, è prevista una bellissima iniziativa, che è questa Fano Jazz Bike the Sea. Partiremo in bicicletta, una schiera di 100 ciclisti che partirà in bicicletta dal Pincio, faremo un tragitto che avevamo già segnato per le strade del centro storico fino ad andare al mare e torneremo al Pincio. Al Pincio ci sarà la grande sorpresa, per la prima volta avremo un concerto dal balcone che ci ha messo a disposizione una famiglia che abita proprio lì al Pincio, e quindi da lì ci sarà un concerto. Quindi è una cosa molto carina, molto interessante. Ma al netto di novità e piccole revisioni rispetto a quello che doveva essere il programma iniziale, lo spirito di Fano Jazz by the Sea sarà mantenuto intatto attraverso la conferma delle sezioni principali. Main Stage alla Rocca Malatestiana, Exodus Stage alla Pinacoteca San Domenico, Young Stage alla Chiesa San Francesco e Cosmic Journey nei locali del Pincio. Appuntamenti che metteranno in risalto le bellezze della città e vedranno la collaborazione degli esercenti fanesi. In totale saranno 31 i concerti, di cui 23 gratuiti, con in vetrina il miglior jazz italiano, e fra nomi consolidati a livello internazionale e giovani talenti in trampolino di lancio, si inserisce con l'obiettivo di intrattenere contemporaneamente l'intera città l'appuntamento Live in the City. La giornata di 25 luglio, il momento in cui tutta la città suonerà, perché nelle varie piazze, piazzette, nei locali del centro storico, del lungomare, avremo dei gruppi che suoneranno per quello che è ormai l'aperitivo jazz, e in più ci sarà anche questa P-Funking Band che nelle varie ore della giornata, addirittura a partire da mezzogiorno, poi al pomeriggio e anche alla sera dopo cena, girerà per le strade del centro storico e del lungomare. E alla vigilia del taglio del nastro ecco arrivare anche la conferma del concerto all'alba del pianista Simone Graziano, previsto per domenica 26 luglio all'Anfiteatro Rastatt, un appuntamento che va ad impreziosire un già ricchissimo programma che si può consultare sul sito www.fanojazzbythesea.com.